Bentrovati laici che ci seguite da casa, protagonisti come sempre siete anche voi con i vostri interventi attraverso il nostro numero di telefono che poi vi ricordo. Bentrovato a te, Padre Luciano. Pace bene, bentrovati a tutti. Ormai questo è un appuntamento che riguarda anche chi ci segue, insomma, da Sì, casa. sì, sì. Possono essere protagonisti se lo vogliono al nostro numero di telefono al quale potete inviarci le vostre domande 328-544-2280. E veniamo al tema di oggi. È pazzesco, è una cosa enorme, non ci basterebbero nemmeno 10 puntate, figuriamoci il tempo di questa nostra, il tempo televisivo, ecco, che abbiamo. Allora, laici e sinodo, Padre Luciano. Beh, è il punto di arrivo del nostro programma. Punto di arrivo. Sì, avremo la prossima puntata, ma questo è qui che volevamo arrivare, cioè siamo partiti dai laici nel futuro, Padre Pio, come hanno, i laici hanno influenzato la storia di Padre Pio, adesso guardiamo alla Chiesa del Dopoconcilio, alla Chiesa di Padre Pio, questa Chiesa nella quale è stato veramente importante, è stato importante sentire la presenza dei laici. All'inizio sembrava che il Concilio avesse dato una concessione. Abbiamo anche i laici, ce ne siamo accorti, diamogli spazio, diamoci ruoli, i laici che cercavano di prendersi qualche ruolo. Oggi, dopo tanti anni dal Concilio, non riusciamo a pensare la Chiesa senza i laici sarebbe una chiesa dimezzata. La chiesa è fatta di laici e di sacerdoti e di religiosi che fanno parte o dei laici o dei sacerdoti. In questo senso possiamo dire che uno dei documenti più interessanti è stata la Christi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II, che si pone in continuità con il documento fondamentale del Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, che è l'enciclica, che è il documento che proprio ha posto le basi per la presenza dei laici all'interno della Chiesa. Questo documento ha avuto poi il suo eco e poi la sua concretizzazione proprio nella Christi Fidelis Laici di Papa Giovanni Paolo II, che è scandita da alcune parole chiave. Noi questa mattina cercheremo di riproporvi queste parole chiave proprio per entrare nella logica di questo documento. E una delle prime parole fondamentali è la sacralità. Io vi ho fatto scrivere anche proprio il testo centrale di questo documento, ma la sacralità della persona non può essere annullata, quantunque essa troppo spesso venga disprezzata e violata. Avendo il suo incrollabile fondamento in Dio Creatore e Padre, la sacralità della persona torna a imporsi sempre e di nuovo. Quindi non parliamo più di laici e sacerdoti, ma di sacralità della persona. La persona è luogo e tempio di Dio. E in questo senso noi contempliamo anche il nostro essere Chiesa, una Chiesa fatta di persone consacrate. E chiaramente c'è la seconda espressione legata a questo. Queste persone tra di loro devono stare insieme, quindi la parola comunione. Vi leggo anche qui un piccolo trafiletto preso proprio dalla Christi Fidelis Laici: la coinonia di comunione fondata sulla Sacra Scrittura è tenuta in grande onore nella Chiesa antica e nelle Chiese orientali fino ai nostri giorni. Perciò molto è stato fatto dal Concilio Vaticano II perché la Chiesa come comunione fosse più chiaramente intesa e concretamente tradotta nella vita. Possiamo dire veramente che proprio la presenza dei laici nella Chiesa è riuscita a proporre questo cammino di comunione all'interno della comunità. E non sono le uniche parole chiave, ce ne sono tante altre. Noi abbiamo preso, recuperato anche responsabilità, perché non si può avere coscienza del dono se non si accompagna ad un forte senso di responsabilità. Ecco la chiave, la vedete qui, la frase, scusatemi. È infatti un dono che, come il talento evangelico, esige d'essere trafficato in una vita di crescente comunione. Essere responsabili del dono
della comunione significa anzitutto essere impegnati a vincere ogni tentazione di divisione e di contrapposizione che insidia la vita e l'impegno apostolico dei cristiani, che poi questo è il rischio che si corre, no? Quando non c'è un forte senso di responsabilità, la tentazione di dividersi e di contrapporsi. Un'altra parola chiave è quella, dovremmo vederla subito dopo, della partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, il quale è con la testimonianza della vita e con la virtù della parola ha proclamato il regno del Padre, abilita e impegna i fedeli laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le parole, non esitando a denunciare coraggiosamente il male. Quanto ne avremmo bisogno di partecipazione, che abbiamo fatto attiva. Un giochetto con le parole, sempre che abbiamo fatto a scuola. Bello. Però è importante ricordare, ecco, questi termini che ci aiutano a capire che il laicato non è solo fare qualcosa, mm-hmm. è un mondo. E a questo punto mettiamoci l'ultima parola, che è un po' la parola di sintesi che accompagna la presenza dei laici nella Chiesa, della santità. La dignità dei laici ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima e fondamentale vocazione che il Padre di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito, rivolge a ciascuno di loro, la vocazione alla santità, ossia alla perfezione nella carità. Il santo è la testimonianza più splendida della dignità conferita al discepolo. Allora, vi dicevo prima, abbiamo giocato sulle parole, ve le ricordo: sacralità, comunione, responsabilità, partecipazione, santità. Sono le parole, vedete, che sono chiave nella vita dei laici e sono poi le parole di base a quello che è il cammino sinodale che stiamo facendo. Sappiamo che il sinodo avverrà fra qualche anno, ma adesso la Chiesa fa un cammino sinodale. E siccome Anna Maria è un po' protagonista in questo cammino, perché so che sta partecipando attivamente a tanti incontri della diocesi di Manfredonia, ecco, prima di concludere questa parte, vediamo insieme, proprio, ecco, una laica, mamma di famiglia, insegnante a scuola, impegnata nella comunicazione, come vive questo cammino sinodale? Cosa rappresenta per te? Allora, intanto non da protagonista, perché sono serva inutile, per utilizzare un'espressione a te sicuramente nota, ma anche a tutti i nostri amici. Siamo in sinodo, effettivamente sì, siamo in cammino, perché poi sinodo vuol dire proprio camminare insieme. E la, ovviamente sul mandato del nostro vescovo, padre Franco Moscone, siamo nella diocesi di Manfredonia, via San Giovanni Rotondo, non lo dimentichiamo. Io sono referente diocesana insieme ad un sacerdote, Don Salvatore Miscio, e ad un'equipe sinodale che sta svolgendo già un bellissimo lavoro, perché questo è veramente un evento non soltanto ecclesiale e spirituale, ma anche storico. Ci riporta un po' al Concilio. Abbiamo visto all'inizio l'immagine storica del Concilio Vaticano II. Siamo tutti insieme in cammino e ognuno di noi ha questo compito, quello di ascoltare. Questa è la parola chiave, ecco, del sinodo, a proposito di parole, quelle fondamentali da ricordare. Siamo in ascolto. Tu mi chiedevi anche fuori onda, Padre Luciano, cosa stai scoprendo? Effettivamente la gente ha bisogno di farsi ascoltare, vuole essere ascoltata, soprattutto perché tutti noi abbiamo diversi problemi, si cerca di capire cosa pensano della Chiesa, cosa vogliono per una Chiesa nel futuro, ecco. E abbiamo scoperto, o meglio, stiamo già scoprendo che ha bisogno di essere ascoltata, non vuole sentirsi sola. E in questo ultimo periodo però stiamo ascoltando anche tanta sofferenza, tanto dolore. Quindi la gente ha bisogno di un sostegno, di un supporto, non va lasciata sola. Penso che ve ne siate accorti anche voi della luce negli occhi di Anna Maria, si vede che partecipa, è contenta di questa cosa, e questo è il bello di questa Chiesa. Adesso faccio io la parte che dovresti fare tu, visto che lavoriamo insieme, e lanciamo la pubblicità e fra un po' riprendiamo il nostro discorso. Eccoci qua, torniamo in diretta, cerca Padre Luciano tra le sue carte, proseguiamo con questo tema di oggi che è molto interessante, laici e sinodo. Stiamo insomma
trattando un tema molto ampio, ma ovviamente prendiamo soltanto alcuni aspetti. Sì, dicevo, siamo un po' alla conclusione, abbiamo dato le cinque parole chiave, giravo le pagine per ripeterle, sacralità, comunione, responsabilità, partecipazione, santità. Laici nel futuro di Padre Pio chi sono? Sono i gruppi di preghiera e abbiamo visto tante esperienze, tante figure intorno a Padre Pio che hanno rappresentato proprio questa sinodalità in anticipo che ha fatto Padre Pio, cioè una vera partecipazione alla vita della Chiesa, alla vita di Casa Sollievo, proprio attraverso la preghiera. E oggi vorremmo aprire una pagina sulla storia di questi gruppi di preghiera, ma in modo particolare su coloro che sin dall'inizio, su una persona che sin dall'inizio è stato protagonista in questo percorso dei gruppi di preghiera. E si tratta di Monsignor Giancarlo Setti, primo segretario generale e formatore. Non vi diciamo di più perché ci pensa Marianna e a Felice come sempre a presentarlo. Dei redattori della rivista Casa Sollievo, a metà degli anni 50, chiese una mano a un giovane sacerdote fiorentino che era venuto da Padre Pio per redigere una lettera mensile per collegare i vari gruppi di preghiera. Don Giancarlo Setti, quello era il suo nome, non si rese conto che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata radicalmente. Forse informato dai suoi collaboratori, dopo pochi giorni Padre Pio gli chiese ufficialmente di seguire i gruppi di preghiera di tutto il mondo. Ovviamente il sacerdote era perplesso, ma Padre Pio rispose decisamente: «Tu occupati dei gruppi di preghiera, io mi occupo dell'anima tua». Udite tali parole, quel giovane sacerdote di Scandicci, come avrebbe ricordato anni dopo, si sentì come galvanizzato, con la percezione di essersi quasi assicurato il paradiso. Trascorso un anno, Don Giancarlo ritornò da Padre Pio e parlandogli non esitò a ricordargli la promessa: «Padre, si ricordi del patto che ha fatto». In effetti, Padre Pio non si era affatto dimenticato, anzi, con una lieve punta di sottile rimprovero rispose: «Se io dovessi occuparmi dell'anima tua come tu ti occupi dei gruppi di preghiera, tu staresti fresco». Don Giancarlo comprese allora che quello che faceva in realtà era ancora troppo poco. C'era bisogno di maggiore impegno e fu allora che il giovane sacerdote iniziò ad andare in giro nei vari gruppi a seconda sia delle richieste che delle possibilità. Gli inizi non furono affatto facili. In mancanza di uno statuto e di un riconoscimento ufficiale, le attività dei gruppi venivano giustamente valutate con prudenza dai vescovi. Si sentiva il bisogno anche da parte delle autorità diocesane di saggiare la veridicità degli appartenenti, la loro fedeltà e vedere un po' in che cosa potevano consistere questi gruppi. Per questo motivo, Don Giancarlo, durante la sua intensa attività, non faceva altro che sottolineare come la caratteristica fondamentale dei gruppi fosse la loro diocesanità, quel dipendere cioè dalla Chiesa e in maniera sostanziale dal Vescovo. In suo nome e sotto le sue direttive ogni gruppo doveva e deve tutt'oggi essere guidato da un sacerdote nominato da lui e attraverso il Vescovo vivere in pieno la fedeltà al Papa. Ed era per questo che Padre Pio era solito ripetergli, anche nelle frasi che consigliava di scrivere, che siano fedeli, che siano perseveranti, concordi e obbedienti. Don Giancarlo, infatti, era fortemente convinto che i gruppi fossero la risposta forte e determinata al relativismo morale dell'epoca contemporanea e in più di un'occasione faceva una sorta di parallelismo. Come San Francesco aveva udito direttamente dal crocifisso di San Damiano la richiesta esplicita «Va e ripara la mia casa», così a Padre Pio era stato detto «Con i tuoi gruppi di preghiera riempi le mie chiese che sono vuote».
Del resto, anche il fatto che per i gruppi non ci fosse una data di nascita precisa, secondo Don Giancarlo, era sintomatico, in quanto a suo parere la preghiera si diffonde e non si determina, essendo essa una realtà e una forza invisibile. Considerate le pietre più importanti di Casa Sollievo della Sofferenza, secondo Don Giancarlo sono stati proprio i gruppi, non soltanto con la preghiera, ma anche con la partecipazione di carattere economico e di carità, a contribuire all'erezione del monumento che è Casa Sollievo della Sofferenza. Il grande miracolo che, secondo Don Giancarlo, si impose a tutti coloro che non hanno conosciuto personalmente Padre Pio. Del resto, per Don Giancarlo i gruppi furono sempre considerati uno scandalo nel senso buono, ovvero, come diceva, qualcosa che meraviglia, qualche cosa che dimostra agli altri una verità, la verità che fa camminare dritti, che fa andare avanti in modo che il mondo si ponga un interrogativo. Per questo non si stancava di ripetere con determinazione: siate le creature che affermano il soprannaturale, che credono a Cristo crocifisso, che desiderano amarlo con tutto il cuore e che desiderano farlo amare da tutti gli altri. Molto bella questa scheda di Mariana Giaferice, grazie. Don Giancarlo Setti ha lasciato un ricordo straordinario ancora adesso in tutta la città di Firenze. Io l'ho conosciuto, era una persona poi affabile, molto semplice e soprattutto aveva una carità straordinaria. Noi in questo momento vogliamo ricordarlo per l'impegno che ha fatto con i gruppi di preghiera, ma perché veramente ha vissuto la spiritualità di Padre Pio con la sua preghiera, ma anche con il suo spirito di carità. E c'è chi lo ha conosciuto bene oltre a te, è Don Bledi, che dovremmo avere in collegamento con noi, dovrebbe essere già pronto, quindi sì, vado avanti, eccolo qui. E, praticamente sei di origine albanesi e attualmente parroco a Firenze, nella chiesa di Santa Maria a Campi. Ben trovato Don Bledi, raccontaci un po' la tua storia, la tua vocazione. Io sono a Firenze, sono parroco a Santa Maria Campi, vengo dall'Albania e sono oggi qui grazie a un incontro che mi ha cambiato la vita con un sacerdote, Don Giancarlo Setti, che nel dicembre del 1993, quando ho bussato alla sua porta da clandestino albanese che vivevo fuori sotto ponti come un barbone, mi ha accolto in casa sua e mi ha cambiato la vita. E ti ha cambiato la vita. Don Giancarlo Setti, quale particolarità aveva? Cosa ricordi di lui soprattutto? Beh, la prima cosa ovviamente è questa, cioè il fatto di una persona che non è che mi ha solo aiutato, ma mi ha aperto la porta di casa sua dicendo: per me ha bussato Gesù Cristo, quindi vieni e stai in casa con me. Quindi un eccesso di generosità che mi ha sconvolto. E quindi ho cominciato ad abitare in una canonica con lui, in casa sua. Questo ha portato un ragazzo di 16 anni, qual ero io nel 93, senza nemmeno un'educazione culturale cristiana, molto meno di fede, perché purtroppo è cresciuto nell'ateismo in Albania, a domandarsi su perché della generosità di questa persona. Poi frequentando la canonica e quindi anche piano piano anche cominciato ad andare alla messa, perché ci andavano i ragazzi della mia età quando non lavoravo, quindi mi sono avvicinato appunto alla messa, alla fede, e un giorno mi sono messo proprio in coda per fare la comunione e lui non poteva darmi la comunione, e questo mi ha incuriosito ancora di più, mi è stato: Dio, ma perché a me non hai dato la comunione? E quindi dice: ma non sei battezzato? E quindi ho deciso in quel momento lì di fare il catechismo, fare il percorso che portava al battesimo per ricevere il corpo di Cristo. E è iniziato un percorso molto bello con Don Setti, che mi ha portato al battesimo, cresima e comunione, come è il rito per gli adulti. Non era un punto di arrivo,
ma un punto di partenza. Io nella Pasqua del 94, il 3 aprile del 94, ho ricevuto questi sacramenti, che è stato l'inizio di una vita nuova. C'è un piccolo particolare, prima del battesimo abbiamo fatto un pellegrinaggio e un ritiro spirituale a San Giovanni Rotondo, perché Don Setti era molto legato a Padre Pio, e anche perché il giorno che bussai alla sua porta mi diceva sempre: per me dice ha mandato Padre Pio, perché io tornavo da San Giovanni Rotondo e mi trovo davanti questo ragazzo. E a San Giovanni Rotondo abbiamo, durante questo ritiro, con alcune persone della parrocchia che ci accompagnarono, eravamo una quindicina in pellegrinaggio, ecco, lì c'è stata una cosa molto bella. In un momento di preghiera davanti a una statua di Padre Pio, mi era stato detto che c'era possibilità di scegliere un secondo nome. Ecco, io ho scelto come nome di battesimo il nome di Pio, quindi da quel giorno sono Bledar, perché il nome intero sarebbe questo, Bledar Pio. Quando ancora Padre Pio non era nemmeno beato, ma per me è stato il santo che mi ha, grazie a Don Setti, mi ha avvicinato alla fede. Bene, allora Don Bledar Pio, ti chiediamo soltanto qualche secondo di pazienza, perché riprendiamo la nostra chiacchierata, vogliamo ascoltare la tua storia come continua, quindi ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo qui. Ci attende Don Bledi, torniamo a sentire la sua storia. Prima di questo incontro, come vedevi il tuo futuro, Don Bledi? Cosa avresti voluto fare da grande? Prima di questo incontro, ma anche dopo, per certi versi, una cosa che avevo da piccolo, cioè, cosa vuoi fare da grande? Sì. A me piaceva tantissimo fare, è una cosa strana, l'ambasciatore, il diplomatico. Pensa che, tuttavia, io ho continuato, perché dopo avevo 17 anni, praticamente, quando sono stato battezzato, facevo ragioneria, grazie all'aiuto di Don Setti e anche alle sue indicazioni paterne di riprendere lo studio, perché avevo lasciato in Albania. Poi ho continuato, proprio studiando scienze politiche, relazioni internazionali, proprio mi sono laureato oltretutto in relazioni internazionali. Ma nel frattempo c'è stato un'altra cosa, che è questo. Come dicevo prima, il punto, cioè il battesimo, la cresima e la comunione, il rito per gli adulti, è stato un punto di arrivo, come inizialmente io pensavo, ma una partenza che Don Setti mi sintetizzò così: finora la tua, diciamo, vita era organizzata in modo anche abbastanza pragmatico, mi diceva, no? Quindi cosa devo fare, quale obiettivo mi sono proposto, e di conseguenza ottenerlo, cioè fare tutto il possibile per raggiungerlo. Ecco, dice, d'ora in poi le cose cambiano un po'. Non sarà più soltanto la domanda cosa voglio fare, appunto, nella vita, come quella che mi hai fatto tu, ma Gesù cosa vuole da me? Domanda scomoda, nel senso, umanamente parlando, ma domanda straordinaria, meravigliosa, di un'avventura che mi ha portato, a dire il vero, già nell'anno 2000, durante la giornata mondiale della gioventù, che io non ho potuto partecipare perché lavoravo e studiavo, però sentii forte questo richiamo, che dovevo cambiare qualcosa per seguire questa voce di Gesù, cosa vuole Gesù da me. E presi la decisione di entrare in seminario. Però studiavo ancora scienze politiche e Don Setti mi disse: prima devi finire ciò che hai cominciato. Io: ma non mi interessa più, dico, io voglio entrare in seminario. Sì, dice, ma tante volte inizierai delle cose e non avrai più voglia di portarle fino in fondo. Quindi è importante, come esercizio non solo spirituale ma pratico, che tu finisca quanto hai in mente, quanto hai cominciato. E così ho fatto. Purtroppo lui, come molti sanno che lo hanno conosciuto, si è ammalato nel 2001 con un tumore all'intestino, che purtroppo, anche se poi operato, oltretutto alla Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, dove io l'ho accompagnato sia nell'operazione che nel periodo di ripresa. Sono stato un mese, quasi 40 giorni con lui, dall'agosto a settembre del 2001 a San Giovanni Rotondo, un periodo stupendo e meraviglioso. Però purtroppo lui, l'anno dopo, il 22 settembre del 2002, Don Setti morì.
E io ho mantenuto la parola e quindi sono entrato in seminario solo dopo essermi laureato a maggio del 2003. Ecco, quel che volevo dire però è la figura appunto di Don Setti, che anche nell'ultimo anno della sua vita veramente mi ha dato tantissimo. Anzi, vedere questo sacerdote generoso, santo, un uomo di Dio, un uomo che soffriva in silenzio, che aveva capito il motivo della casa sollievo della sofferenza di Padre Pio, ecco, mi ha dato ancora un'ultima testimonianza stupenda. E l'ultima l'ha dato con la sua morte, 22 settembre 2000, cioè aveva partecipato il 16 giugno ovviamente alla canonizzazione di Padre Pio, nonostante fosse in condizioni pessime per via della chemioterapia, ma non poteva mancare, lui era stato testimone al processo di beatificazione del padre e quindi non poteva mancare. L'ho accompagnato, felicissimo di vedere il suo amico, possiamo dire, anzi senza mezzi termini, era amico di Padre Pio, vedere il suo amico agli onori degli altari e purtroppo però muore il giorno appunto, il 22. Il cardinale Antonelli, allora cardinale di Firenze, nei funerali disse una cosa molto bella che mi ha colpito tantissimo. Non potendo celebrare la festa liturgica di Padre Pio in terra, dice Padre Pio è venuto a prendere il suo amico Don Setti, dice perché potesse celebrare in cielo. Bello, bello, che bella storia, grazie per averla condivisa con noi, Don Bledi. So che hai anche un aneddoto particolare che riguarda Papa Francesco e la sua visita a Firenze nel 2015. Esatto, quando Papa Francesco è venuto a novembre del 2015 a Firenze, mi era stato chiesto appunto dalla diocesi di Firenze, dal cardinale Vettori, di raccontare questa storia davanti a Papa Francesco. E l'ho fatto proprio con un motivo molto preciso, quello di raccontare la figura di Don Setti, cioè che se io in qualche modo qualcosa o qualcuno sono oggi, è grazie alla generosità di quest'uomo, che aprendo la porta di casa e quindi aiutandomi prima perché avevo fame, avevo freddo, non avevo da mangiare, da dove dormire, quindi prima l'aiuto concreto e poi da lì è nata una cosa che è normale quando appunto, cioè aprendo la casa non, mi ha dato soltanto l'esempio con la sua vita, quindi con questa grandissima generosità e ho accettato appunto di raccontare la storia di questo grande uomo che Papa Francesco l'ha ascoltata con molta attenzione e nel video che c'è, perché lui fece poi la sua prolusione davanti alla Chiesa italiana riunita, a un certo punto il commento che fa Papa Francesco è il commento a Matteo 25, venite benedetti del Padre mio perché avevo fame, mi avete dato a mangiare, avevo sete, mi avete dato a bere, ero straniero, mi avete accolto. Questo mentre il Papa parla al Duomo di Firenze, ai vescovi tutti riuniti, a quel punto si ferma durante la sua, appunto, il suo discorso, si gira verso di me e dice come oggi dice a quel prete che ti ha accolto in casa. Ciao. E, ecco, secondo me è stato il motivo per cui alla fine un po' con titubanza, con timore, avevo accettato di raccontare la storia, perché insomma è sempre non è semplice, insomma, però ecco. Lì ho capito che veramente era stato importante perché alla fine era, è come dire, un omaggio filiale, perché per me è stato un babbo a Don Setti, e così, insomma, così è stata la storia raccontata a Papa Francesco, che ha colto veramente il senso della storia. Vero, vero, l'ha saputa cogliere e ha emozionato anche noi che l'abbiamo ascoltata. Grazie, grazie a te, Don Bledi. Per me lo è sempre, anche appunto raccontandola dopo tanti anni, è sempre un po', anche perché ovviamente è la mia vita, è ciò che forse, anzi, è la sterzata più importante. La conversione si chiama appunto un ritorno, no? È la sterzata più bella, più importante della mia vita, insomma. Grazie e soprattutto complimenti perché hai saputo cogliere i segni, hai saputo scegliere le persone giuste, forse ti hanno scelto loro, Ne sono sicuro. è vero, per andare avanti. Grazie Don Bledi, Sicuro, grazie per aver sicuramente. condiviso con noi la tua storia. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi.
Desidero ringraziare anch'io Don Bredi. Vedete, una storia, l'ho sentita anche qualche altra volta, ma che è sempre più commovente perché, ecco, ha detto bene il Papa, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Don Sette ha realizzato questo. E guardate, Padre Pio è questo. Siamo in un programma che dice Padre Pio i laici nel futuro. Il titolo è proprio questo. Voi laici, voi gruppi di preghiera, siete il futuro della vita di Padre Pio. Perché insieme a noi frati cappuccini, che chiaramente siamo chiamati a vivere la sua spiritualità, voi rappresentate proprio questa presenza nella società, nella vita di tutti i giorni, dove venite chiamati ad essere questo. Siamo un po' alla fine di queste nostre puntate, la prossima è l'ultima puntata, però ho voluto, vedete, attraversare un poco la vita del laicato attraverso quelli che sono i documenti della Chiesa, ma anche attraverso una Chiesa reale che c'è, che è sul nostro territorio. La storia di Don Setti è la storia di tanti preti, di tante persone, di tanti membri dei gruppi di preghiera che continuano a vivere quella carità che il Vangelo e Padre Pio ci hanno insegnato. Che meraviglia! Grazie a chi ha partecipato a questa puntata, ovviamente. Siete stati anche voi, insomma, sì, protagonisti. Scusa, a questo punto lasciami dire non solo grazie a Don Bredi, ma anche a Anna Maria che ci ha curato questa intervista. Diciamo anche grazie al nostro regista, Padre Matteo, che veramente si dà da fare di tutto, a Franco che ci guida con la sua consulenza, a Marianna che è sempre la redattrice un po' di tutte queste cose che voi vedete, non la vedete spesso in video, ma c'è dietro lei, certo. E poi ci sono Francesca, Giovanni e Giuseppe che ci aiutano sempre con grande pazienza nella parte tecnica, lo dobbiamo dire, quindi grazie veramente anche a loro. Diciamo anche che sono i più giovani e quindi la pazienza ce l'hanno proprio, certo. Aiosa. Aiosa, benissimo. Grazie. Pace. A te Padre Luciano, a voi. Alla prossima puntata.